che ci permetterà di scoprire finalmente e una volta per tutte che brawler è Mattiz. Ovviamente iscriviti adesso ora al canale, lascia un bel like e scrivi qui sotto nei commenti il prossimo youtuber a cui dovrò andare a fare questo quiz. Dopo che me l'avete chiesto non so in quanti sotto lo scorso video, oggi siamo qui su Brawl Stars per scoprire qual è il brawler che rappresenta meglio Mattiz. Infatti ragazzi, ho trovato questo quiz che permette di conoscere chi sei su Brawl Stars. E l'altra volta l'abbiamo fatto a Gigi, quindi se vuoi sapere che brawler è Gigi vai a vedere lo scorso video. E questa volta invece lo faremo a Mattiz. Perfetto ragazzi, mettiamo il nome, ossia Mattiz, e iniziamo subito con questo quiz. Allora, la prima domanda è: qual è il tuo colore preferito? Rosso, verde, giallo, nero, blu, arancione o viola? Secondo voi quale sarà il colore preferito di Mattiz? Eccole qui le risposte di Mattiz, ragazzi. Io ragazzi mi sento di dire che il suo colore preferito è blu. Vediamo se ho ragione o meno. Ovviamente il pallino è verde perché ancora non ho ascoltato le risposte, quindi lo scopriremo assieme. Andiamo a sentire. Preferisco assolutamente il blu. Ma ragazzi, no no, fermo fermo fermo. Ok ragazzi, ho predictato la risposta di Mattiz. Vabbè, ormai lo conosco troppo bene. Ok, andiamo a rispondere blu. Perfetto, andiamo quindi alla prossima domanda. Domanda 2 di 9. Nell'1v1 tu stai lontano dal tuo nemico e attacchi dalla distanza con armi a lungo raggio, oppure vai vicino al tuo avversario, vai a chiudere la distanza e stai con un'arma ad alto danno, oppure non usi le armi, oppure usi armi che non sono né a lungo raggio né a corto raggio. Quindi ragazzi, vediamo a vedere quale strategia negli 1v1 utilizza di solito Mattiz. Ok, in realtà era già partito l'audio, però ovviamente non l'ho sentito. Vediamo da zero cosa dice. Cerco di stare dalla difensiva e sparare un po' da lontano. Sì, ho un po' di paura, sono un abbetto. Ok ragazzi, si è autodefinito un abbetto. Ma non è vero Mattiz, non sei assolutamente un nabbo su Brawl Stars. E ha detto quindi tenta di stare lontano e colpire da lunga distanza. Quindi è la numero 1 in pratica la risposta. Andiamo avanti. Andiamo con la domanda 3 di 9. Ok, che tipo di persona sei? Cioè sei ricca, povera o nessuno delle due? Questa domanda in realtà ancora non ho capito bene a cosa serva, perché non è che ci sono brawler più ricchi o brawler più poveri. Voi come la pensate insomma? Vediamo cosa ha risposto il signor Mattiz. Sono ricco dentro. Ok ragazzi, ok, Mattiz ha detto di essere ricco, o almeno il ricco dentro. Però ha risposto sono ricco, di conseguenza andiamo a selezionare la prima. Ok ragazzi, quindi domanda 4 di 9 ragazzi. Ci avviciniamo sempre di più a scoprire quale brawler è Mattiz. Allora, di solito cosa indossi? Una camicia a maniche corte e pantaloncini, camicia a maniche corte e pantaloni, camicia a maniche lunghe e pantaloncini, camicia a maniche lunghe e pantaloni, una felpa con i pantaloni oppure una felpa con i pantaloncini? Secondo me Mattiz dirà felpa e pantaloni, no, non lo so, vediamo assieme ragazzi. E questa qui la risposta da 10 secondi, ma avrà descritto tutto il suo intero outfit? Vediamolo assieme. Beh, la mia cosa preferita sono le felpe, però diciamo che d'estate non le metto, però se dovessi darti una risposta, felpa e shorts. Attenzione, esattamente come Gigi, felpa e shorts. Ok, ok, in realtà ragazzi, questa risposta secondo me è iper fondamentale perché c'è un brawler in particolare che ha felpe e pantaloncini che colpisce dalla distanza. Non lo so, non lo so. Mettiamo ovviamente felpa e pantaloncini e andiamo avanti ragazzi. Domanda 5 di 9. Manca sempre di meno. Quando sei circondato da persone nuove, tenti di non parlare, tenti di parlare, oppure sei la persona più rumorosa di tutto quanto il gruppo? Conoscendo Mattiz, per me è la persona più rumorosa di tutto il gruppo. Però magari lui non si considera così, o magari lo fa solo con noi con cui ha più confidenza. Vediamo cosa risponde. Tento di parlare, dai. Ok, in maniera molto molto easy tenta semplicemente di parlare e approcciarsi un attimino con le persone nuove. Quindi selezioniamo tento di parlare e andiamo avanti verso la 6 di 9. Ok, le persone come ti descrivono? Simpatico e sarcastico, timido e silenzioso, fuori di testa e chiassoso o noioso? Vediamo cosa ha risposto Mattiz.
simpatica e sarcastica. E non è uno scherzo. Ok, in effetti sì ragazzi, perché anch'io l'avrei definito simpatico e sarcastico, quindi in realtà funny, divertente, sarcastico, ok, ci sta. Quindi funny and sarcastic, andiamo avanti ragazzi. Domanda 7 di 9. Cosa fai nel tuo tempo libero? Esci con gli amici? Stai da solo a fare le tue cose nella tua stanza? Esci da solo oppure stai con la tua famiglia? Vediamo ragazzi cosa ha risposto Mattizza alla domanda 7 di 9 ragazzi. Dopo la nona scopriremo finalmente quale brawler è Mattiz. Ovviamente scrivete già voi qui sotto nei commenti secondo voi Mattiz chi è che brawler è. Vediamo quindi cosa fa nel suo tempo libero Mattiz. Esco con i miei amici. Ok ragazzi, quindi Mattiz nel suo tempo libero va fuori con gli amici. Andiamo avanti verso la 8 di 9. Sei maschio o femmina? Qui credo di sapere cosa ha risposto Mattiz, però andiamo comunque a sentire la sua risposta. Magari ci stupirà. Risposta da 4 secondi, potrebbe dire cose che non sappiamo. Vediamo. Sono maschio. Non ho dubbi. Ok, dice che senza alcun dubbio è un maschio. Va bene, quindi selezioniamo male, ossia maschio, e andiamo avanti verso l'ultima domanda che ci permetterà di scoprire finalmente e una volta per tutte che brawler è Mattiz. Qual è la tua strategia principale in showdown? Camperi, tenti di prendere più power-ups possibili, tenti di fare più kill possibile, quindi kill, 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 più kill possibili, oppure stai lontano dall'azione? Ragazzi, l'ultima domanda per scoprire finalmente Mattiz che brawler è. Andiamo assieme a sentire questa risposta. Sempre alla ricerca di Power Cubes. Ok ragazzi, ha detto che in Showdown la sua strategia principale è quella di prendere più Power Cubes possibili. Quindi selezioniamo ovviamente questa opzione e vediamo una volta per tutte che brawler è Mattiz. Il robot ipersimpatico che va in giro per la mappa. Secondo voi ragazzi, Barley è realmente il brawler che meglio rappresenta Mattiz? Fatelo sapere qui sotto nei commenti. Ma adesso ragazzi, è il momento di tornare qui su Brawl Stars, perché dovremo andare a selezionare ovviamente Barley, ossia il brawler che meglio rappresenta Mattiz, e andremo in sopravvivenza a tentare di vincere utilizzando la strategia principale di Mattiz, ossia quella di prendere più Power Cubes possibili. Entriamo ragazzi e speriamo di vincere. Ok, la prima cosa da fare è andare a prendere i Power Cubes. Più Power Cubes uguale vittoria secondo Mattiz. E quindi è quello che noi tenteremo di fare ragazzi. Uno all'avversario e uno al Power Cubes. Ok, l'avversario ci sta regalando praticamente questi Power Cubes. Va bene, ovviamente devo seguire la strategia di Mattiz. Quindi io personalmente avrei inseguito quel nemico. Ma Mattiz dice di andare a prendere i Power Cubes. E di conseguenza noi useremo la sua personalissima strategia. Un altro Power Cubes. Ottimo, ottimo. Lui fa così, quindi noi dobbiamo fare come lui farebbe, ovviamente. Quindi terzo Power Cubes. Ok, ragazzi, andiamo avanti verso alla ricerca di altri Power Cubes. Dove sono? Dove sono? Ovviamente, ragazzi, noi non dobbiamo agire in maniera sconsiderata. Dobbiamo comunque, vedere se ci sono dei nemici. No, non me ne ero accorto di quel piccolo Mr. P. Va bene, va bene. L'ho killato perché così mi ha dato un altro Power Cubes, ragazzi. E noi siamo alla ricerca di tanti Power Cubes. Ne abbiamo già 4 ragazzi. Quella tara potrebbe farmi davvero malissimo se solo decidesse di venirmi incontro. Quindi io tento di allontanarla. E qui non vedo altri Power Cubes. Però siamo già terzi ragazzi. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di buono. Tentiamo ragazzi. Quella tara ha più Power Cubes di noi. Se la uccidiamo ci darà tanti altri Power Cubes. C'è il robottone in teoria che sta inseguendo qualcuno. E infatti ha ucciso quel Mr. P. Non male ragazzi. Vado anche lì per fare tanto danno a quella tara, attenzione, e la uccidiamo ragazzi. La strategia di Mattiz ci ha permesso di vincere questa partita. Dobbiamo ringraziare Mattiz perché ci ha insegnato come utilizzare se stesso, ossia bombardino. Basta andare a prendere più Power Cubes possibile in giro per la mappa per vincere. Quindi ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti a quale altro brawler vi piacerebbe che facessi questo stesso test. Fatemi sapere anche voi cosa avreste risposto a queste domande. Iscrivetevi al canale, lasciate subito un bel like, seguitemi anche su Instagram e TikTok, i link sono ovviamente in descrizione. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!